ufficialmente, ragazzi, siamo stati presi per il culo dalla famosa tregua di cui parlavano. Lo sapevate che in 6 giorni di tregua Israele ha arrestato tanti palestinesi quanti ne ha rilasciati? Sì, Israele in 6 giorni ha arrestato 130 palestinesi. A Jenin, a Nablus, continuano i massacri da parte di Israele. Ah, ma Jenin e Nablus non era territorio palestinese secondo la comunità internazionale? Non sono in Cisgiordania? Non è sotto amministrazione palestinese? E allora cosa ci fa il governo israeliano lì? Cosa ci fanno i coloni israeliani lì? Parliamone. E adesso, dopo 6 giorni di tregua, Israele ricomincia i bombardamenti. Bombarda come se non ci fosse un domani. Bombarda perché tanto la comunità internazionale lì, zitta, che ormai si è pulita l'anima perché ha presentato un piano di tregua, 6 giorni. La gente era felice e ora ricominciano i bombardamenti. Il cielo di Gaza ricomincia a suonare di bombe. I pianti dei bambini, i dottori che continuano a girare per gli ospedali perché vogliono aiutare tutti. E tante volte non ce la fanno. C'è gente che muore lì. C'è gente che muore. Vogliamo un cessate il fuoco, non una tregua che duri poco.